Venerdì 20 maggio a tutti. I carabinieri di Napoli hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Napoli nei confronti di 19 indagati ritenuti appartenenti al gruppo criminale dei Farelli, riconducibile ai clan Elia e Mariano, attivo nel pieno centro di Napoli, nelle aree dei quartieri spagnoli e del pallonetto di Santa Lucia. Dovranno rispondere a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, spaccio, tentato omicidio, detenzione e porto illegale di armi, esplosione di colpi d'arma da fuoco in luogo pubblico, usura, favoreggiamento di latitanza e ricettazione. Nel corso di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia Partenopea, i militari dell'arma hanno identificato tutti i responsabili, tutti i componenti, individuato le principali fonti di profitto del gruppo criminale, la gestione di piazze di spaccio del centro cittadino e un vasto giro di micro usura attraverso intercettazioni, installazioni di telecamere, investigazione e pedinamenti. I carabinieri hanno identificato tutti i componenti del gruppo criminale di cui hanno delineato la struttura e individuato le principali fonti di reddito. Questa mattina a Qualiano, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Napoli, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Giugliano e i militari della locale stazione hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 3 persone contigue al clan De Rosa, operante nel territorio di Qualiano, ritenute responsabili di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. I 3, secondo l'accusa, avrebbero tentato di costringere una prostituta a consegnare loro la metà del suo guadagno o la somma settimanale di 150 euro, quale versamento del pizzo. Gli arrestati sono stati ristretti nella casa circondariale di Poggioreale. Shock al Tribunale di Napoli questa mattina. Un maresciallo dei carabinieri in servizio presso il reparto di servizi magistratura del Tribunale ha puntato la pistola d'ordinanza contro se stesso, esplodendo un colpo all'altezza della testa, mentre si trovava al 29° piano della Torre A del Palazzo di Giustizia. L'uomo, 45 anni, residente a Caserta, è stato subito soccorso e trasportato d'urgenza in eliambulanza all'ospedale Cardarelli, dove lotta tra la vita e la morte. Le fiamme gialle di Nocera Inferiore hanno controllato un uomo di nazionalità italiana in possesso di 20 pacchetti di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, pronti per essere immessi in vendita. Il responsabile è stato segnalato alla competente agenzia delle dogane e dei monopoli per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative. L'operazione eseguita rientra nella costante attenzione da parte della Guardia di Finanza al contrasto dei fenomeni illeciti che possono arrecare grave danno ai consumatori e ai commercianti rispettosi delle regole del mercato. È ufficialmente partita la caccia al seggio. È scaduto ieri sera il termine di presentazione delle liste per le elezioni politiche del 4 marzo, che porteranno al rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. La nuova legge elettorale ha introdotto in Italia un sistema misto, proporzionale e maggioritario. Un terzo dei seggi tra Camera e Senato sarà eletto in scontri diretti nei collegi uninominali. I restanti 2/3 saranno eletti con sistema proporzionale. In Campania ci sono 22 collegi uninominali per la Camera e 14 collegi uninominali per il Senato. Inoltre ci sono 3 collegi plurinominali per la Camera per l'elezione di 20 deputati e altri 3 collegi per il Senato per l'elezione di 18 senatori. Ogni elettore avrà 2 schede, una per la Camera e una per il Senato. Non è previsto il voto di preferenza, ma bisognerà soltanto badare il simbolo del partito prescelto. Ed è da questa l'ultima notizia. Amici, grazie per la cortesia e attenzione. Appuntamento alla prossima edizione. Stacco.